la festa di fine corso. Allora, l'anno scorso avevamo però detto che siamo stati veramente, è stata una grandissima soddisfazione per il lavoro che è stato svolto e i risultati che si sono ottenuti, che probabilmente chi ha visto il libro, c'era qualche immagine, non so se sia in rete, perché Tommaso ce l'ha. Quest'anno vogliamo riproporre in parte il tema della natura. Voi avete questa piccola descrizione che abbiamo fatto, ma se devo dire la verità, di fatto è un sogno che sto rincorrendo, quello che è il tema che vi proponiamo. Ed è l'idea, da una parte della natura che vi spiegherò come, ma il nocciolo della cosa è una riflessione sul momento che stiamo vivendo sul nostro pianeta in questo momento. Cioè un momento, io credo che sia, che noi ci troviamo di fronte a una svolta, a una delle più grandi svolte della storia dell'umanità, in quanto quello che sta succedendo, partiamo per parlare diciamo in termini schematici da quello che non so, il problema del petrolio, scusate, cosa succede? Cioè, posso? Pensate a cosa sta succedendo col petrolio. Già l'anno scorso avevamo consigliato, avevamo dato come bibliografia, non so se c'è anche quest'anno, Tommaso, il libro Collasso, ve lo segnate, il libro Collasso di questo giornalista americano che si chiama Kunstler con la K, Kunstler, Nuovi Mondi Media, in rete costava molto meno, mi sa, costava 10 euro. Le svolte epocali sono da una parte appunto quella che sembra essere la fine del petrolio, la fine del petrolio si riflette su tutte le attività, su tutte quelle che sono i momenti della nostra vita, non è la fine del petrolio, ma la fine del petrolio a basso costo. D'altra parte ci sono tante altre emergenze che ci toccano vicino, che sono solo l'acqua, cioè tutta l'idea delle risorse non rinnovabili è diventata diciamo la sfida che si presenta a noi come uomini in generale in questo momento storico. Quello che e la mia posizione a riguardo è che mi accorgo, diciamo, siccome il lavoro che faccio personalmente diciamo spazia tutto sommato dall'urbanistica all'architettura, al design, alla comunicazione, per cui per quello che riguarda la progettazione ci muoviamo in un modo abbastanza trasversale, è che quello che viene a mancare oggi in generale è la ragione per cui devi fare le cose. Voi qui siete una scuola di architettura, se io penso oggi cosa significa costruire, diciamo è un costruire tra virgolette responsabile, e oggi come oggi diciamo, se uno si trova di fronte ad avere un lavoro da svolgere, dice ma come posso farlo? Ma è giusto che lo faccio in un modo, è giusto che lo faccio in un altro? Cosa sono i materiali con cui posso costruire, quali sono i requisiti? Allora adesso si vede che da tutte le parti c'è chi dice allora la parte dell'energia solare, i pannelli fotovoltaici e i pannelli solari per l'acqua, e l'eolico, e gli isolamenti delle case, per cui dice sappiamo che costa sempre di più ed è sempre più difficile reperire il petrolio, per cui cerco di isolare sempre di più le abitazioni in cui abito. Dall'altra parte, nell'ottica di quello che è il footprint ambientale, il footprint ecologico, uno dice cosa comporta quello che faccio, ogni strada che faccio vado a tappare il respiro della terra. Cioè, abbiamo di fronte una situazione incredibilmente complessa. Tra l'altro, fino adesso ho parlato di tecniche o di tecnologie, però
Dall'altra parte esiste anche di dire col mondo che viene avanti, con meno soldi in tasca, perché questa è la realtà, da una parte c'è una ricchezza che diventa sempre più spropositata, dall'altra si allarga la miseria e in mezzo esiste, diciamo, una zona in cui il potere d'acquisto è sempre minore, uno dice ma l'idea è anche che possiamo pensare a dei modi, cioè che affrontare questo problema è anche pensare in modo diverso, questa è una cosa molto difficile, com'è che si induce a pensare in modo diverso, ad avere degli atteggiamenti diversi? Com'è che tutta questa situazione di svantaggio può diventare invece progetto di vita, parlo prima di tutto che progetto architettonico, di design, di urbanistico, io dico, so che quello che succede è così, sono una persona che, a cui piace essere informata e anche senza leggere dei libri specialistici, soltanto leggendo il giornale quotidiano, uno ha un sacco di ispirazioni da quello che legge, cioè uno legge che succedono certe cose, ci sono certi problemi e nel caso nostro, diciamo, che siamo persone, siamo dei progettisti, siamo dei creativi, dovremmo avere la forza, il coraggio, l'intelligenza di vedere questi problemi in un modo, diciamo, di chi in teoria qualcosina può fare rispetto a queste cose, rispetto ad altri mestieri in cui uno è un attore passivo. E quindi, tornando per un attimo al nostro progetto, quello che in questo momento della mia vita mi interessa di più non è tanto il dire vorrei essere un architetto che fa delle architetture incredibili e memorabili con un segno che rimanga stampato per sempre, che sia un segno che rimane un segno nella storia dell'umanità. Credo, cioè l'atteggiamento che mi interessa è più quello di capire, di dire se io non mi faccio una ragione di quello che è questo momento, di quello che mi manca, di quello che non so e che dovrei sapere, che vorrei sapere, per cui di ricercare da diverse fonti, voglio dire a livello sociologico, a livello tecnologico, a livello di metodo, di capire quello che posso fare, quello che vorrei fare, non riesco neanche a cominciare a concepire un progetto. L'idea quindi di questo corso è che noi ci cerchiamo un posto, un bel posto, grande, non so, 10, 20, 30 ettari, in mezzo alla campagna, dove impiantare un centro di ricerca. Cioè il progetto di cui parliamo è un centro di ricerca che tratta delle tematiche relative alla sostenibilità, agli infiniti livelli di quello che è il problema della sostenibilità. Cioè di dire, ci facciamo un posto che ci serve come, diciamo, da una parte esiste l'università, cioè un modello di istruzione tradizionale, dall'altra parte, diciamo, ci costruiamo un workshop permanente sulle tematiche specifiche che ci interessano per quello che è costruire questa ragione del fare che dicevo prima.